Niente noia a Puente Viejo, Julieta e Sol cedono alla passione, mentre Ulpiano scopre che Leal è un assassino. Le anticipazioni del segreto di questa settimana non lasciano spazio alla noia. Francesca rivelerà ad Ulpiano che l'assassino di suo padre è Carmelo, mentre Sol e Julieta si lasceranno andare alla passione. Dolores invece sembrerà tornare una ragazzina, civettando con il circense Tribuccio. La determinazione di Julieta, farfalle nello stomaco per Dolores. Grande fermento a Puente Viejo. Julieta cerca di dimenticare l'amore contrastato con Sol dedicandosi anima e corpo al lavoro. Le sue energie sono tutte per la costruzione della casa di Rosa. La ragazza non ha alcuna intenzione di fermare i suoi progetti, nemmeno con la consapevolezza del pericolo di sfidare Francesca Montenegro. A nulla serviranno le raccomandazioni del saggio Raimondo. La matrona e Laurea Arte finalmente avranno modo di incontrarsi e la giovane non si mostrerà affatto intimidita dal potere della Dark Lady, che rivedrà in lei la caparbietà dell'odiata Pepa Balmos. Intanto Dolores, inaspettatamente, capirà di provare qualcosa di più di un semplice interesse nei confronti di Tribuccio, il corpulento lanciatore di coltelli che si è da poco stabilito a Puente Viejo. La pettegola del paese inizierà a fare la civetta con lui, lasciando attonito Ippolito, che confiderà le sue perplessità alla paziente Gracia. Non si placa la tensione tra Candela e Venancia, nonostante Marcella cerchi di appianare le divergenze. La Mensidabal non dimentica le umiliazioni che è stata costretta a sopportare, inflitte proprio dalla ex suocera. Sol e Julieta, una passione travolgente. Nelle puntate di questa settimana de Il Segreto, vedremo il ritorno di Sol. La prima cosa che farà sarà quella di correre dalla sua amata Julieta, baciandola con passione. Un geloso Prudencio l'ispierà di nascosto, bruciando di invidia. Tuttavia, deciderà di tenere la cosa per sé e di non rivelare nulla a Francesca. Un altro giovane protagonista farà ritorno al paesino, stiamo parlando del figlio di Adela, Ulpiano, allontanatosi da Puente Viejo per seguire un percorso di allenamento militare. Sol, stanco di mentire, prenderà coraggio e affronterà la sua matrigna, dicendole che lui e Julieta hanno una relazione. Francesca rivela ad Ulpiano che Carmelo è l'assassino di suo padre. Gli episodi della soap Il Segreto si concludono con un colpo di scena da maestro. La Montenegro, incontrando Ulpiano, gli rivelerà l'identità dell'assassino di suo padre, è Carmelo, colui che sta per sposare sua madre Adela. La reazione del giovane militare sarà terribile e, accecato dal risentimento e dalla rabbia, chiederà a Mattias di ospitarlo per qualche tempo nella sua casa. Nel frattempo, Venancia comunica a Severo che prenderà un treno per tornare nella sua città ma, proprio in quel momento, accuserà un malore, cadendo a terra priva di sensi. Candela e il marito penseranno così di trattenere l'anziana con loro fino a che non si riprenderà, ma la decisione sarà loro fatale. Sappiamo infatti che Venancia pianificherà il rapimento di Carmelito, strettamente collegato alla morte di Candela.